Signori, bentornati in un nuovo episodio. Madonna lat, è da un po' che non ci gioco. Bentornati in un nuovo episodio di Dead Light, come cazzo, vabbè, quello 2. E nell'ultimo episodio non mi ricordo che cazzo avevamo fatto. Fatto sta che andiamo avanti con la storia. E per andare avanti nella storia ho bisogno di un po' di pace. Ah, che si mette in pausa, sti cazzi. Giù per il tubo. Ah, perché avevamo preso la nostra prima arma. Ah, vero, vero, ora sto ricordando. Giù per il tubo, vai più in fondo. Dove? Non si sa. Bene, seguiamo questa missione, ragazzuoli. Non mi ricordo come eravamo equipaggiati. Guardate che armi ho. Non so se queste qui ve le ho mostrate, ma le abbiamo trovate secondariamente con Molesto. Solo che lui ha tryhardato abbastanza e ha finito il gioco. Quindi la campagna la proseguirò da solo. Andiamo avanti. In questo gioco, raga, non mi veniva voglia di giocarci ultimamente. Però man mano che poi lo apri e fai i primi metri, viene di nuovo voglia. Allora, dove noi dobbiamo arrivare? Proprio lì. Ma dove cazzo è? Passiamo da casa nostra. Non mi ricordo manco che armi avevo. Fammi vedere come funzionava. Ah, così faccio la schivata. Attenzione, mamma mia, avevamo armi OP. Fammi vedere l'inventario. A meno male che mi tengo pulito. Queste sono le armi che avevamo, raga. Quelle che ho trovato. Abbiamo tutte queste robe che vedete qui. Lo sparachiodi ho trovato. Ho trovato, vabbè, questo qui è l'assalto che avevamo visto. Poi c'ho una mitraglietta e il pompa. Questo perché dopo la missione che vi fa, che vi dà l'arma, Sam, comunque le armi le iniziate a trovare così a caso. Allora, siamo nella nostra base operativa, presumo. Pare che sì, dovremmo essere a casa in teoria. O forse no, che cazzo sto dicendo? Dove cazzo si esce? Buon uomo. Mamma mia, ma quanto è forte. Oddio, è proprio splatter questo gioco. E noi dobbiamo andare per di... Ah, de corna! Vediamo com'era questo qui, il piccone della vita. Vabbè, ma scrivi pure. Attenzione. Non è fortissimo. Minchia, non mi ricordo più o meno i tasti. Poi c'avevamo sta mazza. Porca madonna. Poi cos'era? Com'era che facevo la mia abilità? V? Oddio, ma che cazzo è? Ah, l'avevo cambiata. Vabbè. Devo riprenderci un po' la mano, raga. Vabbè, li evitiamo, raga. È un po' pieno. Andiamo dritti verso la nostra missione. Ed è qui che dobbiamo andare. Kit medico, godo, tu ti alzi? È proprio morta. Ah, ecco, dentro il tubo. Attenzione, dove cazzo andiamo? Siamo dentro i meandri della vita. Attenzione, ci palmo di merda. Ok. Finché è pieno. Oddio, mi OP lo shuriken elettrico in acqua. Mi piace molto sta roba, che veramente hanno fatto un bel realismo riguardo comunque agli elementi. Oddio, ma cos'è? Oddio, se OP. Ma è super OP il pompa, raga. Lì siamo tipo nelle fogne qui. Vai più in fondo, ma vai più in fondo quanto? Allora lì c'è un filo elettrico che va in acqua. Dubito, devo andare di... Attenzione, filmatina. Grugnisce. Sì, sta benissimo. Oddio, ma che cazzo è? Ok, sono zombie che esplodono. E lui chi cazzo è? Patton. Ma tu sei pazzo, frate. Piacere, piacere Bruno. What even was a defect? Beats me. Bursters, I call them. Like walking bombs. Ciao, fasciste. Welcome to Shangri-La. È venuto in paradiso. Puoi tenere le scarpe, figurati. Grazie al caso, siamo stati nella merda. Questo coltiva marijuana, una base incredibile. Mass day off. It's a perfect little hideaway. How long you had this place? Oh, how long? Long time. Oh, after the war, people. La guerra, la gente non apprezzava la mia fa. Beh, in effetti sì, un po' un facciminchia, però. Where'd you serve? Però dai, tutto sommato, dai, non è male. Ma che cazzo ti guarda? Ormai il mondo è andato a puttane, fratello. My bird got shot down.
La guerra del Golfo. Lui pilotava elicotteri. Piano, prima me la mostri qua. Deve andare molto peggio. Beh, in effetti, dai. Già tanto che sei. No, why? Well. I gotcha. Yeah, man, no shit, huh? I like the movies. You know, I get a little bit, you know, obsessed maybe sometimes. E porca puttana, questi qui in un apocalisse zombie hanno una postazione meglio della mia. Guarda che camera. I did. Yeah, man, that's what I'm talking about. Oh, why don't we watch Omen of Kell, man? Omen of Kell, only one of the greatest movies ever made. I've only seen it like us. 20 times, man. Ragazzi, non hai un cazzo da fare in questa apocalisse, si guarda i film. Incredibile. Che la conoscono tutti sta Emma come. We're all a bit stressed. Yeah. You know they could do with a man of your talents. With me gone, there's a spare bed. What? No. Why would I do that? And this is my home. Hey, I get it, Patton, but don't you want company that won't explode on you? I really want to watch Omen of Kell, man. Huh? That's a really great movie. Come on, sit yourself down. Dai, non mi dire che mi devo guardare il film. Ma quanti cazzo di DVD hai? I was only watching it the other day. Where is Omen? Lì è pieno. Guarda qua, è il paradiso. Ah, fa culo. There's this doctor, see? He needs my blood and if you come with me we can both. Dobbiamo vedere se possiamo salvare il mondo, io c'ho il sangue, sono immune a tutto, capito? Come la strada è lunga. You know I could yeah, maybe I could just. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Potrei solo cosa? Solo potessi cosa? I'm sorry, I really need to watch Omen of Kell. Vai, guarda, vai a fare il ti prego, Bruno. Fottiti. Hai fatto abbastanza, ci penso io. Ma non hai fatto un cazzo, ci sono zombie che comunque sarebbe esploso da solo. Segui le indicazioni, ma. Vabbè, abbiamo conosciuto un altro personaggio che probabilmente verrà da Emma, anche lui. Belli caricamenti però, cazzo. Cioè, guardare le budella degli zombie è tipo rilassante. Ok, siamo in una nuova zona. Brentwood Swears. Ok, segui le indicazioni per il serbatoio d'acqua piovana di Venice. Ok, intanto qua abbiamo tipo il mondo di roba. Oh, un ripostiglio. Potrei posare delle cose, raga. Io poso la mitraglietta. Ah, pure il revolverone avevo posato perché non avevo i colpi. E fa un po' cagare. Oh, progetto. Folgoranti a distanza. Non mi dire che possiamo fare le armi così. Com'è che si faceva? F2 potenziamenti. Possiamo metterci. No, possiamo fare le armi elettriche a distanza. Cioè, le armi a distanza elettriche. L'ho detto al contrario. Minchia, questa cosa è super fantastica. Perché magari quando ci sono i zombie in acqua con l'arma elettrica, spari un proiettile in acqua e fai una strage. Sto arrivando, sto passando per le fogne. Come le fogne? Abiti qui, figlio di puttana. Saprai che ci sono le fogne. Quando sei a Santa Monica? Vabbè, andiamo a questo hotel qua. Va bene, l'importante è che lo sappiamo. Merda. Ah, che c'è la valvola. Però devo chiudere questo. Perfetto. Pure le munizioni ci ha lasciato il buon uomo. Ok, qua c'è l'acqua, raga. Quindi potrebbe. Ecco, vedi che ci sono gli zombie. Ok, facendo così ci eliminiamo. Meno male, tutti gli zombie in acqua. Sarebbe bello dare una controllatina qua. Qua e là. Vedi qua che c'è roba, valigie, stoffa, materiali, monete, soldini. Potrebbe essere roba utile questa qui da prendere. Alza la paratoia. L'acqua rimane elettrica pure per me. Oh, manuale di istruzione. Ah, ma pensavo. Non si può aprire. Come cazzo? Ah, devo sbloccare sta roba, ma non so come. Penso io debba seguire. Tanto vediamo cosa c'è lì. Oh, guarda lì, c'è una cassettina. Dimmi che ti apri. Sistema di gestione idro. Eccolo qui. Ebbene, allora intanto lottiamo tutto così come se non ci fosse domani. Ah, devo sempre regolare qua la pressione. Abbiamo riequilibrato la cisterna numero 2 che è a 75. Magari facendo così leviamo 20. O no? Ah, l'ho riattivato da capo. Quindi 45.
A posto. Ok, dopo 3 ore, ragazzuoli, abbiamo fatto qua. Abbiamo equilibrato tutto il sistema del pompa. Cazzo. Questo esplode, madonna. Possiamo usare, volendo. Non ci credo. Porca puttana, se l'ho rischiata, raga. Questa l'ho rischiata un casino. No. Ok. Cagare, basta che faccio così e esplode lontano. Vai a fa culo. Guarda come folgoro pure quello lì in acqua. Bellissimo. Mamma mia, però è troppo... È fantastico il fatto che sia proprio splatter. Guarda di shuriken. Mamma mia, sei OP. Quello esplode, eh? C'è pure qua. Ok, esplode, esplode. Ok, penso... Ma si sta alzando sta roba, eh? Non si alza. Cos'è? Una chiave pesante. Madonna. Buongiorno, buon uomo. Ehi, vedi che ti scasso la vita io. Nuova scheda ammazza zombie sbloccata. Poi la vediamo con calma questa qui. Il cuore di tenebra. Nuova missione. Perfetto. Mentre che la paratoia si è aperta, possiamo vedere se magari abbiamo sbloccato pure questa porta qui. C'era la cassa qua. Non era qui? Dove cazzo era la cassa? Forse dall'altra parte. Non penso, però non si sa mai. Guarda, pistola mitragliatrice, così. Eccolo. Madonna. Pieno di zombie. Ok. Guarda come li folgoro tutti nella vita. Ok, l'urlatore. Ce lo leviamo dai coglioni. Ci rimane l'ultimo qua. Ma cagare, guarda come gli si è staccata di netto la testa. L'urlatoria non ci crederò mai nella vita, dai. Veramente mi ha lasciato un fucile da cecchino? No, raga, questo è un fucile da caccia, se si ci mette il mirino. Minchia, un'ascia di merda, si sono sforzati, mi ha dato di più l'urlatore. Minchia, fucile da caccia, raga, questo sarà OP, pure blu, sparte pure raro. Armadietti, dove troviamo vari oggetti. Qua c'è una nota, queste non me le sono mai lette, queste note. Richiede chiave del tecnico. Oddio, scusa. Perdonami. Oddio. Ok, stiamo finendo i colpi. Comunque possiamo entrare. 4, 3. Barcollante. Ok. Attenzione, corpo de corna. Ok, penso che questi qui faccio così. Prendi pure il kit medico. Levati dai coglioni. Ma è troppo forte sta roba. Una sciotta. Tanica di benzina. Ma no, 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 no. Questa non mi serve. Cioè, non è benzina. E qua richiede la valvola, penso. Attenzione, salta. Siamo full di medikit. Oddio. Perdonami. Che cazzo sei tu, buon uomo? Ma scusa, vai sull'acido e non rompere i coglioni. Mamma mia, mutila. Ma è troppo forte sta cosa. Ci rimangono però solo 3 colpi. Qua ci vuole un quadro elettrico. Manca il fusibile. Questi fusibili noi non li abbiamo mai trovati. Dobbiamo ancora trovare questa valvola, tra l'altro. Qua è pieno di budella. Ci sono dei tizi vomitosi, è come se il caustico li avesse fatti evolvere. Saranno mutati, perché comunque sono tutte radiazioni, queste cose. Bomba molotov. Ah, un nuovo oggetto da lancio, quindi. Perché noi abbiamo, questa è l'esca, lo shuriken normale, la bomba quella lì che spegne il fuoco. Poi abbiamo trovato la bomba acida, avevo trovato, non so se questa qui l'ho mostrata, ma fa cagare. Però prenderei la molotov, perché comunque la molotov vuoi non vuoi un danno incendiario. Allora, lì c'è del fuoco. Vediamo cosa possiamo fare. Spingi sta roba. Aspetta, aspetta, prova. Oddio, mamma mia, il panico. Ah! Culo, guarda lì la potenza. Io l'ho diviso in due. Cos'è? Una pistola rara. Mamma mia, quanta roba. Mi fa gasare sto gioco. Mi fa gasare. E tu cosa c'è? Vabbè, lo prendo, poi riciclo tutto. Forse sarebbe anche meglio venderle un paio di robe. Dobbiamo andare lì, c'è un altro fiume acido. Dai, salta. Aia, madonna. È un bene. Qua c'erano tutti oggetti che magari potevo buttare sotto. Vedevo un po' scatola, faccio cadere roba. Questa porta si apre. Dentro c'è. Ah, abbiamo fatto il giro da questo lato. È utile. Penso. Oh, eccolo dove è la batteria. Ma questa è una batteria, però non penso è il quadro elettrico. Qua non c'è nulla. No, c'è una porta. Guarda qui. Tubo del gas. Questo lo chiudiamo. Qua tubo gas lo chiudiamo, ci sblocca la via più avanti. C'è del denaro.
Eccolo dove è l'interruttore. Allora, questo a noi ci serve poi da lì, dall'altra parte. Ma siamo da un altro lato, aerosol. Guarda qui di oggi. Cassa cassettina. Una picca. Questa la voglio provare. E poi altri oggetti di crafting molto, molto sexy. Passa da qua, figlio di puttana. Vabbè, ma che cazzo sei? Attenzione, il nostro fucile a pompa non ha paura di niente. Chiudi il gas di merda un attimo. Minchia come si riattiva subito. Ok, dobbiamo mettere questo quadro elettrico. Veloci, veloci, senza morire. Mamma mia. Ok, siamo vivi. Siamo vivi e l'importante è questo. Siamo aperti qua il passaggio. Ok. The main septic tank. Looks fun. Ma sono veramente uno stronzo. E cazzo, la buchi con un calcio. Posso mai immaginarmi una roba del genere. Vaffanculo. Guarda lì. Forcone. Prendi tutto. Non lo prende? Minchia, inventario pieno. Dobbiamo vendere. Vabbè, sti cazzi, tanto era. E uso l'interruttore, cosa serve? Entra nel cuore di tenebra. Oh, raga, io mi sto cagando addosso. Qua c'è il super boss della vita. Guarda che schifo. C'è tutto il cancello tenuto dalle budella dei demoni qua viventi. E questa la proviamo. Questa porta si apre dall'altra parte. Ok, dovremmo riuscire a passare senza morire. E qua cosa cazzo c'è? Oddio. Sto avendo le visioni della vita. Che cos'era? Non lo so. Stai diventando un bastardo. È vivo tutto questo. No, no, non rompi i coglioni. Oddio. Minchia, ma lasciano un mare di armi. Vieni qua. Vieni qua. Ah! Mamma mia, è troppo forte sta arma qui. Guarda qui. Salto del giaguaro ti ho fatto. No. No, no, sono one. Questi li ho bruciati in teoria. Che bruciano? Ah, non ti fai un cazzo. Noi dobbiamo andare di là, questo è tutto un giro. Era solo? Oddio, è esploso pure quello. Però mi ha ferito. Minchia, se leva tanto però, Possiamo andare? Oddio. Mamma mia, mi apro il passaggio. Oddio. Guardati qua, girati, decorna. Meno male che sti zombie sono tipo fradici, no? Tutti mezzi budellati già di sua. Non sono zombie proprio sani. Concentrati, datti una mossa. Vai a cagare, stavo parlando. Oh, obiettivo sbloccato. Penso. Oddio. Mamma mia, ma st'arma è veramente OP. Mamma mia, con quanta bravura. Ma guarda lì. Ehi, vai a cagare là sotto. Vaffanculo, falli compagnia tu. Mamma mia, ma è fantastico. È proprio bello giocare a sto gioco. Cioè, proprio è rilassante uccidere zombie. Cioè, ha un suo modo di intrattenerti. Solo con l'uccidere gli zombie alla fine. Allora cosa? Chi è che parla? Dottor Reed, il pronto soccorso. Un coltello, no. Come cazzo si sale? È un alveare, sta crescendo. La biomassa mancante. Devi uscire da lì. E questo l'avessimo caputo, dottore. Ok, dannosità. Progetto trovato. E questa cos'è? Modifica incenerente a distanza. Ah, pure posso fare adesso i colpi incendiari. Allora, raga, io mi vendo un paio di robe e mi riparo tutto. E mi sistemo un po' qui. Ok, abbiamo esaurito un po' di risorse, ma dovremmo averle. Non faccio tanto crafting, quindi penso che ce l'abbiamo. E requisiti tempi difficili. Cassetta manutenzione, non possiamo aprirla. No, servono le chiavi. Vediamo questa pistolozza qui quanto è forte. Nel frattempo di qui possiamo scendere. Kit medico, graditissimo. Ah, ma siamo di nuovo qua. Esci dalle fogne, dobbiamo andarcene. No, io da lì non ci torno, te lo dico. Ma non è che c'era un'uscita qui e io ho fatto tutto il giro? Perché mi sembra un po' impossibile che dobbiamo tornare indietro dopo tutti i 26.000 km che ho fatto. E infatti, guarda qui. Guarda qui. Uscita antincendi. Usa una leva. Cosa succede? Attivo la corrente lì. Un uomo. Questa è bloccata. Oh. Lo sapevo che mi fottevi. Non è successo niente. Qua sembra un fusibile. Serve un fusibile. Sì, 100 euro che cadiamo. Dai, un cazzo di arena. Qua c'è una boss fight, si capisce. Sotto è pieno di zombie.
Minchia, mi ci giocavo proprio i coglioni. Quando c'è un ponte, c'è un filmato, il ponte cade. Oddio, che cazzo è? Vedo dei piedi. Signorina. Sorry friend, am I supposed to know you? Know me? More than you realize. Lady, perhaps you don't know me so well if Do you feel that? Pulsing in your marrow. Ma che cazzo? Like a promise. Ma che? Hey, friends. okay, I follow. We're free spirits. That's cool. But I can't stay right now. I'm immune to this virus, and a doctor in Santa Monica needs me to end this mess. So I'm just gonna get going, go save the world, yeah? You've got your eyes wide shut, clinging to the edge of the pool, too afraid of drowning. I'm gonna have to help you let go. Come devi aiutarmi a lasciarmi andare? E comunque è bella fondamentalmente un pochino la storia. Che cazzo stai facendo? Oddio, figlio di puttana. Che bastardi però. Oh, oh. Ma che cazzo sto vedendo? È bellissimo! Sono un cazzo di zombie, mi sono trasformato. Oddio. Ma che cazzo? Modalità furia sbloccata. Ah, questa è la mia modalità furia. Ah, qua uccidi gli zombie e prosegue, che ho sbloccato pure questo qui. Ma qua avevo un'altra abilità io. Due. Ti piace staccare gli arti? Mutila uno zombie per recuperare salute. Oppure questo qui finisce. Gli attacchi agli zombie con poca salute ottengono leggero aumento dei danni. Ah, che cazzo me ne frega se hanno poca salute. Mamma mia, esci da questo posto. Certo, per Bruno è strano per tutto questo, è normale. È appena diventato uno zombie. Ma quello lì è quello di Just It. Vabbè, ho voluto usare la pistola giusto così. Ho preso qua dall'alto una nota. Vari oggetti, però adesso basta. Usiamo le armi da mischia. Continua a muoverti. Ok, con calma, Bruno. Fammi controllare quella zona. Siamo sempre full di rottami. Minchia, proprio pienissimi. Luce. Vabbè, in effetti, signor. Ecco, siamo qua. Guarda quanti belli zombie che abbiamo sopra. Mamma mia, che graficona che ha sto gioco, però. Due mazze di merda ho trovato. Basta, due ore che bevo lattine. Ok, ho la modalità full. Ah, la ricarico con gli energy drink e le robe. Stai zitto che mi hai svegliato tutto. Guarda il mio macete acido. Ma è un boss questo? Urlatore. Ah no. Minchia, ma è fortissimo. Guarda come li fa. A culo, bruciate tutti, strozzi. Mamma mia, quante robe. Apri una scatola, polvere da spada. Ecco qua. 238 e 238 sono uguali, quindi questa qui posso riciclarla. Mentre che ci sono, riciclo pure questo e questo che fanno cagare. Progetto, modifica liquidante a distanza. Ok, adesso possiamo fare pure le armi acide. Vabbè, che bellissimo disegno, incredibile. Ah, vuoi raggiungere... Ah, perfetto. Cioè, cambiamo zona, incredibile. Mamma mia, dove cazzo siamo sbucati? Ho un piano e lo seguirò. Beh... Fondamentalmente il piano è quello di raggiungere questo dottore e capire, insomma, se siamo immuni, fare sta roba qui e salvare il mondo in qualche modo. Perché comunque noi siamo immuni al virus. Però lo continuiamo nel prossimo episodio con Dead Island. Dead Island, vabbè, dai, alla prossima, ciao per le mie.